tornati a 25 minuti di marketing B2B io sono sempre Walter Clinkon questa è la puntata numero 6 6 di 8 già 6 puntate dove abbiamo sviscerato questo mondo del marketing in compagnia di Andrea Zucca e Nevio Zucca fratelli soci imprenditori e soprattutto persone attente persone veloci persone che Vedono come sta andando il mercato e fanno la scelta giusta. Velocità quindi. Quanto bisogna essere veloci, smart e pronti sul pezzo? Grande tema, bisogna essere molto veloci. Molto veloci, in realtà, soprattutto parlando di PMI oggi, questa velocità non si evince, almeno nella maggioranza dei casi. In realtà, eh, c'è un atteggiamento diverso, quello di cercare la perfezione nel fare un po' tutto, soprattutto. I prodotti e questo va a discapito della velocità. Invece bisogna essere molto rapidi, perché spesso conquistarsi quote di mercato, arrivare prima degli altri, fare una mossa prima della concorrenza, implica essere molto veloci, molto rapidi. Poi bisogna essere capaci anche di intervenire con qualche cosa di nuovo velocemente, perché il vento cambia estremamente rapido e quindi bisogna. Organizzarsi di conseguenza. Direi che il marketing, eh, nel marketing, la parola chiave è velocità, anche se parliamo di PMI, anche se parliamo di B2B, è una grande parola chiave. Quindi, nel marketing, non vince il migliore, ma vince il più veloce? Beh, diciamo che spesso può vincere il più veloce e noi questo. Lo diciamo sempre e non ci capacitiamo del fatto che piccole e medie imprese, che di per sé dovrebbero essere veloci perché sono piccole, sono smart, in realtà sono molto lente, quindi hanno i difetti delle grandi aziende, che le grandi aziende, se vogliamo si può comprendere che possono avere all'interno delle dinamiche che rallentino un po' le decisioni. La piccola e media impresa, che è composta da pochi addetti, in realtà dovrebbe scegliere velocemente, anche cambiare in corso d'opera, ecco, secondo me oggi un altro aspetto importante è saper cambiare in corso d'opera, ma a noi capita quotidianamente, attivi una campagna c'è qualcosa che non va a cambiare velocemente. Veramente stiamo parlando di cambi anche dall'oggi al domani, però è questo che alla fine ti premia: perché oggi viviamo in un contesto piace o meno, dove la velocità è fondamentale. Quindi, molto veloci ma anche dinamici. Sì, sono concetti paritetici, sono, diciamo così, due, due binari paralleli, bisogna essere dinamici, bisogna essere ehm, guardare il mercato, saperlo analizzare, cambiare direzione, ottimizzare, perché Neve citava. Esempi da campagna, cioè tu crei un impianto, lo progetti è tutto a posto, poi vai a metterlo a terra come diciamo noi, e riscontri problematiche, ma che possono essere anche piccole problematiche, però le devi, le devi aggiustare, altrimenti quel pezzo di marketing non funziona. Quindi direi che il messaggio che noi vogliamo dare con questa puntata è ehm, non solo si veloce, eh, non solo si capace di guardare al mercato, ma si pronto nel mettere le mani alla tua vita quotidiana e in realtà questo è un, è un messaggio da diffondere in maniera anche molto forte perché l'approccio eh, delle imprese italiane oggi al marketing soprattutto per la loro direi dimensione per il loro know-how è un approccio molto passivo quindi se abbiamo un approccio passivo nei confronti del marketing cioè se siamo abituati a fare ciò che ci chiedono i clienti a dare quando ci chiedono, se siamo passivi e aspettiamo, è molto difficile che si possa essere dinamici e veloci. Che invece è come dire una configurazione di chi è all'esatto opposto: è proattivo e attivo, crea domanda, crea mercato, crea clienti. Ha una quindi eh, il messaggio che vogliamo dare è proprio questo: cioè si sì, dinamico perché si sì, attivo nei confronti del mercato. No? Quindi mi rilascio a delle parole che hai detto tu prima, bisogna avere la capacità di testare, cioè eh, invece di prendere un'unica via dire ok io la prendo, magari ne prendo anche un'altra, guardo quella che funziona meglio o comunque guardo questa, però vedo che qui magari potrei splittare e quindi modificare. Eh sì, e questo è un concetto fondamentale quando si parla di marketing, test, eh, avere più cose attive che le imprese non comprendono, le imprese italiane non hanno capito questo concetto, cioè spesso il fatto di testare viene visto come un andare a tentativi, l'imprenditore a volte dice "ma tu eh, che fai, mi fai fare questi test", vuol dire che non sai nemmeno tu cosa è giusto, non funziona così. Anzi noi diciamo sempre fa parte, cioè tu devi mettere nel piatto un tempo di test, ma anche dopo, che in realtà il tempo in realtà non finisce mai, però attivi la campagna, come hai detto tu, attiva due cose e vedi quella che performa meglio, uh, ma anche piccoli cambiamenti, l'headline, la frase, il titolo. Testa una landing page se funziona più uno più l'altro. Quelli sono tutti test. Fa parte: è proprio un pezzo, del, un pezzo del marketing si chiama test ed è fatto per ottenere maggiori risultati. Quindi questo è un concetto che deve essere chiaro a chi si approccia al marketing. Il marketing è fatto di test. Il marketing senza test non esiste. E chi ti dice: facciamo questa attività perché sono sicuro al 100% che ti porta a questo risultato. Campanello d'allarme. Poi ci sono le esperienze. Nel senso che uno ti può dire: guarda, per, per mia esperienza, dal mio punto di vista, questo è quello che possiamo ottenere. Però poi i, i test fanno parte dei giochi. Riprendo una parola della landing page prima, perché è capitato anche a me di, di creare delle landing page e quant'altro, e, e tu vuoi farla, vuoi farla bene talmente bene che eh, l'immagine, devo trovare quell'immagine. E nel tempo, cioè nel frattempo il tempo passa certo. e quindi tu quella cosa non la stai portando fuori, quindi la gente non ti conosce e tu stai aspettando di fare la cosa perfetta. Ma la perfezione non esiste o no, quasi. Ma, ma più che altro il tema è, è proprio questo: hai fatto un esempio estremamente interessante. La chiusura del cerchio: l'informazione che ti manca, quella perfezione che tu cerchi, te la darà l'esperienza diretta, te la darà l'averti confrontato col mercato. Se tu invece, eh, come tanti fanno, come tanti cercano, quindi è, è, è capibile questo atteggiamento, cioè cercano una risposta prima, tutto prima, tutto ex ante, ma tu non puoi pensare di avere le risposte a tutte le domande nel marketing, prima di confrontarti col mercato, prima di parlare con i clienti. Sarà il mercato, sarà l'operatività, sarà l'andare a prendere, come diciamo noi, gli schiaffi lì fuori che ti farà capire. Se sei forte, molto forte, poco forte, se c'è da rifare tutto oppure se c'è molto di buono in quello che hai fatto. Quindi in questo senso, in questo tipo di marketing, in questo tipo di operatività, la velocità, capiamo che è un ingrediente estremamente importante perché io devo essere rapido nel cogliere magari una sfumatura del mercato. Pensavo che quel messaggio funzionava e poi mi accorgo che in realtà funziona poco, che faccio? Okay, posso continuare a vedere se il tempo mi dà, come dire, eh, ragione, ma soprattutto devo essere pronto col piano B, col piano C, eccetera, eccetera. Quindi il concetto è devo essere veloce, devo essere dinamico, devo essere rapido. Oggi questo atteggiamento quantomeno in molte aziende non c'è, quindi è estremamente importante quando si parla di marketing essere sensibili anche a questi temi, perché lo abbiamo anche citato in altre puntate. Si tende ad avere la testa bassa a guardare il prodotto, cioè non si guarda il cliente, si guarda il prodotto e non si ha la sensibilità di essere orientati all'esterno, si è orientati all'interno, si cerca la perfezione all'interno ma manca l'oste, manca il cliente. Mi viene, mi viene questo esempio calcistico, prendo 11 giocatori. Bravi, li butto in campo Bravo. e non mi, prendo, la prima di non mi prendo la briga di capire contro chi sto giocando, in che stagione sto giocando, perché magari certo. eh, gioco in inverno, magari quel giorno piove, magari ah, un'altra cosa molto, molto interessante è che si gioca la sera, giocare la sera vuol dire che non ti puoi svegliare alle 7 del mattino, perché altrimenti arrivi la sera che sei stanco. Ecco, tutte queste analisi che sembrano banali, però nel calcio effettivamente vengono fatte, si studia l'avversario, no? quindi c'è certo. una strategia, ma nello stesso momento c'è anche una tattica. Dove poniamo la strategia e la tattica all'interno del marketing? Quali sono le differenze? Perché magari qualcuno dice, beh, strategia e tattica sono la stessa, la stessa cosa. cosa. In realtà non è così, la strategia è quello che un'azienda, se vogliamo, deve mettere in piedi nel medio e lungo periodo. La tattica è qualcosa che deve essere vista più nel breve periodo. Quindi un'azienda deve essere brava ad avere la sua strategia. Perché io a inizio anno mi faccio il mio bel piano marketing, faccio il mio bel piano industriale su 3-5 anni. Una strategia chiara, quindi la vedo su un periodo un po' più lungo. Ma all'interno poi di questo contesto c'è la tattica di breve periodo. Noi spesso implementiamo per i nostri clienti delle campagne perché cogliamo uno stimolo, perché c'è l'input che ti arriva e quindi in pochi giorni devi implementare una campagna che magari poi interrompi in un breve periodo. Quella è tattica, quindi l'azienda deve avere una strategia, ma all'interno di questa strategia deve mettere in piedi delle tattiche di marketing che poi alla fine ti possono dare anche grandi risultati. Quindi, questa deve essere la capacità dell'imprenditore da un lato. E anche di un'agenzia, perché noi spesso diciamo l'imprenditore da solo: lato marketing può fare alcune cose, ma no, non può fare tutto. Di essere brava anche a sollecitare l'imprenditore a fargli capire questo concetto. Strategia e tattica non sono la stessa cosa, devono essere fatte tutte e due. Sì, eh, aggiungerei. Mh... È un aspetto importante quello che ha detto Nevio. Quindi è chiaro che non stiamo dicendo che tu devi avere la testa bassa e cambiare le, le carte in tavola ogni giorno velocissimamente e quindi dare magari l'impressione di non avere le idee chiare. La strategia è proprio avere una visione di medio-lungo periodo: va a braccetto con i concetti di posizionamento del brand, di, co di come mi colloco nel mercato, di come sarò diverso rispetto agli altri, di come affronto determinati eh, problemi di un mercato che so che esiste. E quando faccio quelle scelte, sono scelte di lungo periodo, cioè non le cambio, lì le carte non le vado a mescolare. Poi, però, per raggiungere dei risultati, per raggiungere degli obiettivi, per acquisire un certo numero di clienti, per portare a casa determinati volumi di vendite, beh, lì devo fare un sacco di cose ed entriamo nel contesto del marketing operativo. È lì che il concetto di velocità è la fa da padrone. È chiaro che stiamo parlando come se al centro del tavolo avessimo un'impresa che abitualmente fa marketing, che abitualmente implementa piani di marketing, che ha una chiara visione di dove voglio andare, che sa già dove tra 3-5 anni sarà, poi può sbagliare ma ha tutto ciò chiaro e utilizza invece il quotidiano, il trimestre, il semestre, anche il singolo mese in velocità nelle sue sulla base di un disegno più grande. La verità è che se parliamo di PMI, che è il mondo che noi eh, affrontiamo costantemente, questo scenario non c'è, non è così. Quindi tu devi aiutare gli imprenditori e il, il sistema azienda quando è piccolo proprio a, a chiarire questi concetti, che sono molto importanti, perché se dall'altra parte non c'è un interlocutore che, che ha capito bene questi meccanismi è complesso gestire questo tipo di, di, di situazione? No? Siamo in un periodo particolare perché da, da un anno abbondante viviamo una situazione che, che, che cambia, che cambia continuamente, quindi ecco che probabilmente questa velocità, questo, questo uso della tattica eh, ci viene incontro perché non sappiamo il prossimo mese come sarà, quindi non sapremo come sarà questo inverno, non sapremo come sarà fra due anni, quindi quanto è importante eh, in un periodo come questo, dove mentre dieci anni fa tu facevi un'analisi a tre anni e tendenzialmente zeccavi. la zeccavi, <ride> oggi che, che, che il futuro è incertissimo perché non si riesce a capire più niente... Come un imprenditore ne viene fuori? Attraverso che strategie, che tattiche? Che... Beh, intanto dal mio punto di vista, se tu sei un'azienda, questo l'abbiamo visto noi per primi, sulla nostra pelle, eh, tu eh, anche che sei uno che vive di eventi, ci sono stati gli effetti della pandemia che ti hanno cambiato da un giorno all'altro lo scenario abituale. E questo per quante imprese, quante imprese eh, clienti eh, noi eh, abbiamo e avevamo che sono state colpite in pieno da un qualche cosa di esogeno e dopo è chiaro che se tu di mestiere facevi le fiere o facevi gli eventi, ti arriva un evento pandemico come quello che c'è stato, il reinventarti può non essere semplice, ma tu per primo ne sei stato un esempio, quindi eh, la velocità significa anche averlo nel DNA, essere capaci di cambiare velocemente, è una qualità che un'impresa deve avere anche per far fronte ad eventi di questo tipo, puoi star certo che L'impresa che non è abituata a fare ciò, quando arriva uno tsunami esogeno, quindi non, eh, su cui non puoi mettere le mani in prima persona di quel tipo là, eh, ce l'ha molto più brutta di te. Quindi è comunque una caratteristica che devi, che devi fare tua, quella di essere in grado di cambiare velocemente eh, prospettiva, eh, che poi può essere un cambiamento, come dire leggero di angolatura o anche il creare un quante volte noi abbiamo creato dei brand ex novo con dei clienti che in poco tempo per approcciare col marketing un mercato nuovo un, un pezzo di mercato nuovo e l'abbiamo fatto anche in velocità cioè abbiamo applicato le regole del marketing strategico da un foglio bianco o, o, o giù di lì quindi si può fare è chiaro che devi avere competenza di, di, del marketing strategico e poi dopo quando hai fatto un disegno più ampio è, è chiaro che lì eh, ci entri dentro nel merito con le parti più tattiche del marketing che sono quelle di brevissimo periodo e quelle più veloci insomma da... ci siamo abituati in questo periodo a, a stare forse un po' di più a casa e a utilizzare gli strumenti tecnologici in maniera più appropriata perché probabilmente due anni fa tanti snobbavano questa, questa tecnologia, la possibilità di fare eh, delle riunioni online. Io ero uno che le consulenze o le fa in presenza o non le faceva. Punto. Cioè non è, era insindacabile. Non, non le faccio online. Oggi... Non le fai più in presenza. No, no, non le faccio più in presenza. presenza guarda, tutto non ti online. Schiagge, ma, ma, ma è vero, no? Quindi eh, sono cambiate tante cose. È cambiato il nostro approccio al... Quindi, alla tecnologia e la tecnologia ci ha aperto al mondo cioè mentre prima e, e, la, la mia consulenza era one to one quindi vivevo a Milano e la facevo a Milano fine adesso vivo in qualsiasi parte d'Italia e faccio le mie consulenze in qualsiasi parte d'Italia gestisco la mia community in qualsiasi parte d'Italia gestisco eh, la mia agenzia dei contenuti che noi creiamo e mi rendo conto che il mio lavoro lo posso fare da qualsiasi parte con qualsiasi parte del mondo. Quindi non è più solo la, la, la consulenza che devo fare a uno qua. Posso fare una consulenza: magari non so parlare l'inglese perfettamente, ma la faccio all'italiano che vive a Miami e la posso fare. Quindi posso arrivare agli italiani a Miami, agli italiani in Russia, agli italiani a Londra. Quindi posso aprirmi a questo mondo internazionale, no? Ecco quanto bisogna essere pronti anche a saper gestire questo, queste nuove opportunità che o non le vediamo, o facciamo finta di non vederle, o magari le, le, le vediamo troppo distanti, cioè siccome non siamo abituati, ecco come si arriva all'estero? Voi siete un caso di un'agenzia che oltre che l'Italia avete aperto in anche in, in un altro certo. paese. Certo, eh, passo palla subito a Nevio, Beh, a parte che noi siamo per esempio da più di 15 anni in Romania, l'aspetto dell'estero l'abbiamo affrontato ai tempi che furono perché riteniamo che eh, chi fa marketing e chi aiuta le imprese a fare sviluppo grazie al marketing non possa essere miope e non avere una visione internazionale. Però è chiaro che, eh, voglio dire, hai toccato più punti assieme, cioè eh, la velocità, eh, cambio di un mercato, eh, eh, apertura di prospettive, opportunità, quindi saper cogliere delle opportunità è comunque una qualità. Noi all'epoca vedemmo nell'estero, nei servizi per l'internazionalizzazione, nello sviluppo commerciale internazionale, una chiave da, mettere, da girare, da mettere a disposizione degli imprenditori italiani. Anche se, dobbiamo dire, oggi l'Italia, che rimane uno dei top player mondiali a livello di sviluppo internazionale come, come paese, chi, chi vende all'estero sono, sono poche, sono, sono meno del 5% le aziende italiane che vendono all'estero. Quindi c'è un grande lavoro da fare. Beh, quello al quale facevi riferimento è quel servizio che noi abbiamo messo in piedi e che per un periodo. Uh, cubava addirittura il 50% delle nostre commesse, erano rivolte all'estero, quindi aziende italiane che volevano vendere all'estero e quindi si affidavano a noi per questo tipo di supporto. Noi abbiamo messo in piedi un servizio, abbiamo studiato la concorrenza, abbiamo capito le esigenze. Siamo stati veloci qui perché abbiamo ricevuto una serie di stimoli e abbiamo capito che lì ci poteva essere un'opportunità per noi, ecco il dinamismo che dicevamo prima. Ci siamo messi lì, abbiamo fatto le analisi. Poi, attenzione che velocità non vuol dire poi. A fare le cose fatte male. Velocità vuol dire saper cogliere uno stimolo, ma poi fare tutti gli studi necessari per ed è quello che abbiamo fatto noi. Abbiamo messo in piedi questo servizio che aiuta poi le aziende a vendere anche all'estero. Mi fatto. viene in mente che stiamo parlando appunto di, di, di questo tema della velocità. Durante la recente pandemia ci sono state delle vere e proprie blackout delle reti vendita italiane con i venditori che dicevano io adesso non posso andare a visitare più i clienti come, come farò? Cioè gli è cambiato da un giorno all'altro la vita quotidiana perché un commerciale che sta in macchina la mattina e la sera fa 5.000 km al mese e di mestiere visita i clienti si è trovato di colpo nell'impossibilità di farlo. Noi per esempio per i nostri clienti in 24 ore per tutti abbiamo messo in piedi per loro, per le loro reti di vendita, dei cambi di procedura commerciale, cioè dove quel meeting abbiamo creato delle piattaforme per farli online, come hai detto tu prima: eh, tecnologia, cioè le persone poi si sono rese conto che si potevano fare i webinar, si potevano fare le videoconference, hanno scoperto l'acqua calda con qualche anno di ritardo, ma semplicemente abbiamo aiutato le imprese a fare un cambio, uno switch che però o facevi oppure erano dolori. No? Quindi anche questo tipo di capacità io vedo che. Mh, ci sono ampi spazi di miglioramento, perché ahimè in questo mondo, eh, come diciamo sempre, di persone brave a creare problemi ce n'è una marea e di persone brave a risolverle ce n'è un po' meno. Quindi c'è il problema, non possiamo andare a visitare i clienti, mettiamo in piedi un funnel nuovo, una procedura nuova, un cambio di strategia, facciamo dei meeting online, facciamo delle conference online Riorganizziamoci e andiamo avanti, dobbiamo essere molto veloci. No? E le aziende, quelle più, più brave, hanno capito che in realtà la tecnologia, come dicevi tu prima, Walter, non è un qualche cosa che ti aiuta a mettere una pezza, ma hanno capito che in realtà poteva essere sfruttata perché hanno capito che dava loro dei vantaggi, a prescindere dal momento storico. E queste sono le aziende che hanno detto, caspita, perché non ho fatto prima i webinar, perché non ho fatto prima gli appuntamenti a distanza, perché in questo step potevo farli. Cioè hanno capito tutta una serie di cose. Purtroppo ci è voluto nel mezzo una pandemia. <ride> Però è diciamo vero. che anche questo... È Beh, quando c'è quando stato, quando, quando, quando stato proprio l'inizio della pandemia io avevo scritto sul, sullo specchio di casa rivoluzione tecnologica, era marzo e ho scritto questa secondo me è una rivoluzione tecnologica, il mio lavoro oggi è quando si dice l'80-20, eh, l'80% per me è tutto online e il 20% non ancora, dovrebbe pian piano ritornare, questo... È un, è un ibrido perché eh, certo siamo online in questo momento, siamo in tv, siamo nei, nei, nei vari social, nelle varie piattaforme, però siamo dal vivo, cioè la cosa bella è che non sono da solo a casa con una telecamera, sono insieme a voi, sono insieme ai tecnici, eh, siamo in un posto dove ci sono delle persone che ci hanno servito, certo. cioè la vita vera comunque c'è, è, è, è un ibrido che ti permette di comunque di vivere quella società di una volta, che adesso è un po' cambiata, che però ti permette di essere vivo, ecco. Sì, ecco, anche perché alle volte si tende a ragionare in AB, bianco-nero, cioè o fisico o virtuale, non è così. Ecco, ibrido magari potrebbe avere una connotazione forse non così positiva, invece lo è, nel senso che eh, assolutamente tu non è che devi dimenticarti di ciò che è stato, ma se oggi non posso farlo, quantomeno devo trovare una soluzione e poi dopo... Vedi come possono convivere, perché questo è un altro grande tema dove gli imprenditori, i manager, sì, però per vendere io devo andare a visitare i miei clienti. Benissimo, non stiamo dicendo di no, quando puoi farlo lo fai, ma quando capisci, come ha detto Nevio, che eh, fare un meeting online di 30 minuti ti può risparmiare 2 più 2, 4 ore di macchina, tempo, denaro, eccetera, eccetera, e vedi che funziona, allora far capire è ancora più semplice insomma no? è importante quindi uh, rimanere concentrati rimanere sul pezzo non pensare che tutte le cose devono andare come noi vogliamo perché va come in questo momento stanno decidendo gli altri eh sì. e il dinamismo lo trovo molto interessante proprio su questo aspetto che vedo oggi qua e lo ripeto perché è molto bello perché c'è dell'umanità qui dentro voi ci vedete in televisione ma non è come un anno fa dove ero chiuso in casa da solo con la mia telecamera, ma si, si sta ricreando comunque eh, la parte umana. Ecco, non dimenticatevi dell'umano, siate veloci, siate dinamici ma siate umani ma siate umani, ecco e non 100% virtuali detto questo, io so che voi avete un sito di riferimento che è ipogrifo.com ovviamente il nostro sito istituzionale e poi quello con il benefit, perché chi ci segue in questa puntata ormai sa quindi se voi non ci avete mai seguito occhio di il nome e andiamo in chiusura www.25minutidimarketingb2b.it Pagina web specifica dove c'è anche un grandissimo benefit per approfondire tutti questi temi. Fantastico. E quindi questa puntata veloce, dinamica <ride> è finita. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Buon marketing. Ciao.